Arriva a un certo punto della propria esistenza, no? Della tua esistenza, che devi provare qualcosa che magari in qualche modo gira anche nei barbershop moderni. Ma non solo, un discorso anche di praticità. Io lo so che che oggi qualche altra bella botta di iscritti li perdo, ma senza problemi, occhi chiusi. Allora, sto per trasformare casa mia in una sorta di, ripeto, è un po' per me una forzatura dirlo, ma sostanzialmente un po' così, una sorta di, non del tutto, un ibrido tra la barberia, un barbershop, e una cosa tradizionale. Io lo so che ti prenderà male, ma te lo faccio vedere subito dopo la sigla. Sigla. Eccolo qui, eccolo. Sei pronto? Stai seduto? Stai comodo? Vai, te la faccio vedere. Ecco, tu mi direi che hai aperto il bazar dei prodotti? No, non ho aperto il bazar dei prodotti, ma semplicemente sto utilizzando, anzi, utilizzerò i prodotti che si trovano anche in barberia. Nel senso che, vabbè, la soglia di sicurezza non lo trovi, logicamente è questione di praticità, di igiene, eccetera, eccetera, ma trovi il resto, quindi la metta, crema brushless, e dopo barba cera per capelli e gel da rifinitura o pre-shave. Andiamo per gradini. Intanto, vabbè, no, hai notato, c'ho bisogno di darmi la sistemata. Eccola qua, quindi senza pensieri, Mad Dog la sto utilizzando come se non ci fosse un domani, anche perché mi devo andare a tagliare il castoro, quindi nel frattempo cerco di tenere questo cespuglio, albero di Natale morto, nelle condizioni più simpatiche possibili immaginabili. Certo, non mi riesce mai, però ci provo, l'importante è provarci, perché poi piano piano uno migliora, ok? Allora, dopo sto grande colpo che ti ha preso, oggi ti parlo di che cosa. Allora, tempo fa si è parlato, scusa, ma abbasso un attimo, eccomi, eccomi, mi sta prendendo male. Allora, ho parlato tempo addietro delle creme anche brushless, no? Quelle che non hanno bisogno appunto dell'utilizzo del pennello. Alcune, per esempio come Proraso, come Taylor, dicono o lo fanno capire che i loro prodotti possono essere utilizzati senza pennello. Infatti in questa situazione, guarda bene, non c'è traccia di pennello, non c'è. Certo, per me è un po' presa a male, già te l'ho detto, perché ormai si è diventato talmente così tanto radicato con la rasatura tradizionale che manca, sto a guardare il gatto che c'è sulla telecamera, vorrei prendere quello per far così, però manca appunto una cosa fondamentale e importante per me, il pennello. Però, devo dire però, c'è molta gente che magari viaggia per lavoro, non c'ha fantasia, in barberia magari te la mettono perché vanno più veloci per farti magari le finiture o anche per raderti. Allora, io da estremista della rasatura tradizionale dico sempre che comunque anche nelle barberie moderne, non parlo quelle con un imprinting un po' più diciamo così radicato negli anni, non si debba fare, però preferirei più una bella saponata, un momento di piacere. È normale che se tu, giustamente, al barbiere chiedi la rifinitura, si metta a farla in saponata, mi sembra pure giusto, no? Però, ripeto, rapportato al discorso casalingo, la musica potrebbe cambiare. Ripeto, io non amo le brushless, neanche se vado in trasferta, neanche se devo andare sullo spazio, non mi interessa niente e me lo porto, se no preferisco non farmela, perché il caso d'emergenza non esiste per me. Nel senso che se so che c'è un appuntamento importante, faccio prima. Non è che è all'ultimo secondo. Oh, ma devo fare la barba, mannaggia miseria. Allora, nello specifico, i capelli già l'ho fatti con la vista. L'hai vista? Com'è andata? Andata bene? Allora, ottima cera, non ti lascio residui. Morbida, non troppo esagerata, perché io poi ho il capello fino, quindi tende a rimanere abbastanza dritto. Invece mi sono trovato molto 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 bene. Devo dire che
codesta è veramente eccezionale. Aspetta, chiudo la porta che mi si apre col vento. Forza di sbatterla, qui ormai le bambine me l'hanno crepata, quindi si apre da sola. E l'altra cosa che vado a fare, e che non ho mai provato davanti a te, dinanzi a te, è questo prodottino qua, che sembra niente di che, ma invece è tanta roba, e mo te spiego il perché. Devo stringere il più possibile, che sennò viene un video di 40 minuti. Allora, questa della ProRaso è una pasta esfoliante per la barba. Logicamente i baffi sono una parte della barba, fanno parte, e spesso capita che magari per prurito te gratti e vedi quei pezzettini brutti che cascano, una cosa che non si può vedere. Soprattutto immagina un appuntamento importante o galante, dove senti sti cose che cascano, non è bella figura. Quindi si prende un po' di questa pasta esfoliante, questo qua, guarda, con questo odore di mente rosmarino, quindi buono anche per la cena volendo, e lo si passa sotto, fa l'effetto scrub in poche parole, perché queste, diciamo così, questi sono dei grani, quelli che vedi più scuri, che fanno effettivamente il loro lavoro, e te faccio vedere, lo faccio davanti a te, guarda un po' che roba. Però aspetta, mi devo un attimo sciacquare il baffone della Flanders, vado, vai, torno subito. Allora, inumidisco, e vado a prendere un pochettino di questa pasta esfoliante da mettere all'interno del baffone, ma anche nella barba, perché molti quando la portano lunga non ci vogliono far caso loro, ma io vedi che gli casca il monte bianco dalla barba, e non è una bella scena, lo posso garantire, fa senso. Quindi un bel massaggetto, un po', sembra pasta abrasiva, però loro solo fa, sembra la pasta lavamani, per dirti, però è molto più delicata, logicamente. Io, cioè, scherzo sulle cose, eh. Faccio questo effetto scrub sotto, ma appunto per asportare, no, ma non mi fa di. Allora, in questa operazione ti ha portato via pure qualche pelo morto che era rimasto là attaccato e sperava di rimanere attaccato, quindi ha fatto un po' di pulizia. Devo dire che il profumo è molto piacevole e rinfrescante, è un prodottino che consiglio vivamente a tutti quelli che portano soprattutto la barba, perché se la trascurate, la lasciate un po' così a stile filosofo, vi giuro, è una cosa improponibile da guardare. Allora, ha fatto il suo lavoro, mi ha pulito sotto, poi rigenera anche la pelle sotto, quindi logicamente quando si leva quella cosa che c'è lì, la pelle è un po' arrossata, ma lei rigenera un pochettino. Arriviamo al sodo e al noccio del discorso. Qual è? È lui, eccolo, Lucky Tiger. Lucky Tiger, un prodotto che, ripeto, si vede spesso nelle barberie, non mi puoi dire no, si vede anche negli after, eccetera, eccetera. Io ho provato l'aftershave e purtroppo mi è rimasto da un'altra parte, mi è rimasto a Venezia, che è veramente ottimo. Questo qua, per esempio, te lo dico subito, questo è un liquid cream shave, eccolo qua, hai capito? Quindi il pennello qua non te lo dico proprio, non ce li pensa proprio, lo lasci da dove sta. Allora, dentro c'ha l'olio d'oliva, la calendula e la camomilla, quindi dovrebbe rilassare. La scritta in italiano riporta, vediamo se riesco a leggere perché è scritto in modo probabilmente minuscolo, qua c'è. Io comincio ad avere una certa età. Allora, crema detergere il viso, applicare a seguire una piccola quantità di crema liquida dalla sedutura su viso e collo, quindi se c'hai i peli anche qua volendo, massaggiare fino a ottenere uno strato di schiuma consistente, radersi come abitudine, poi risciacquare ed asciugare picchiettando. Allora, su questo già noti l'ultima cosa che hanno scritto, noti la professionalità. Infatti, quante volte io vi ho consigliato di non strofinarvi il viso dopo la rasatura, ma tamponare un pochettino, perché è già stressata, a maggior ragione se la rasatura è venuta male, ne soffri, e soprattutto quando utilizzi qualche cosa che ipoteticamente
è meno protettivo rispetto a. Io adesso lo vado a provare. La chitarra per me fa dei buoni dopo barba. C'ho l'aspen là sopra e c'ho appunto, l'ho preso apposta, il Behrum, che sinceramente non so se utilizzare o meno. Ma la cosa che il dubbio che mi viene sovente in questo momento è: ma devo utilizzare il Noai? Perché anche questo trovi nelle barberie moderne, eccetera, eccetera. Ripeto, non è una mistificazione di una o dell'altra, è soltanto che appunto un discorso di praticità, di velocità, magari la modernità è più abituata a utilizzare prodotti meno, diciamo così, che richiedono meno tempo. Io lo vorrei utilizzare, però poi ho pensato, ma se lo utilizzo vado un po' a falsare il risultato che avrò sul viso. Sì, perché oggi mi rado con il BBS della Razorock, te l'avevo detto, con la barba corta. Siccome ieri ho provato qua con un altro rasoio per vedere come andava, qui la barba è leggermente più corta, quindi effettivamente questa sarebbe più di un giorno, questa è di due. Niente, io ne approfitto, vado. Ricordati che anche se è brushless di idratare il viso, perché se no è tutto un cavolo. Nel frattempo mi armo il mio bel BBS, c'è chi mi ha scritto una differenza c'è con il suo collega Baby Smooth, c'è una differenza di gap. Il gap sostanzialmente è quella distanza che intercorre tra la camicia di Vaginoc, mi stava venendo quello, Piero, e la distanza che intercorre appunto dalla barra di sicurezza alla lametta. Diciamo che nel BBS un po' di più, e l'angolo, scusate, l'ho corretto poi durante il video, passa da 45 a 35, quindi è un po' più, non dico cattivello, ma lavora in maniera un po' più precisa e più profonda rispetto al Baby Smooth, mantenendo sempre la classica forma ergonomica della testina molto tonda, quindi è facilmente adattabile al viso. Allora io vado a sciacquare il visetto e arrivo subito da te. Ma se devo andare qua, che roba l'ho fatto? Poi il dentifricio su mamma che ha detto questa cosa. Non lo segnaleranno. Questa è da massa grazie, Non so se li vedi la sabbietta che era rimasta del proraso. Allora, io ho idratato il viso, quindi adesso di conseguenza devo fare una cosa che facevo veramente 20 anni fa, se può dire quasi. Eccolo qua, la Key Tiger, vado a prendere un bel goccettino e ti dico subito. La profumazione ricorda un po' l'aftershave, quindi dovrebbe essere tendente all'agrumato, un po' come il Contro. E per quello pure che ho preso tra le possibilità anche l'Orange Noir della Fine, perché è molto agrumato. Allora, molto natalizio. Ecco, per me questa è colla, no? Nel senso che ho messo poca acqua. Da domani in poi farò recensione dei multilama e qua te lo dico, farò solo quelle. Allora, ormai sto grattando, cioè io non c'ho una barba, c'ho l'americana, no? L'americana sai per fare, per chi si intende anche dei fai da te, no? Ecco, solo che io voglio fare lo strato spumoso. Profumo molto buono, molto piacevole. Infatti l'after, che è un calmante, che fa veramente da calmante, sai, spesso alcuni prodotti hanno delle proprietà scritte, no? E poi effettivamente queste proprietà non emergono quasi mai. Invece devo dire che Lucky Dagger riesce tranquillamente a soddisfare. Allora, per me questo è un montaggio andato un po' così, però devo dire che la sensazione di scorrevolezza ce l'ha. Non posso essere troppo estremista, ma non per niente, non per qualche motivo in particolare, ma per un'onestà, diciamo così, intellettuale della prova.
che domani volessi provare la Black Mask, quella che si mette per levare i peli, potrei tranquillamente utilizzare quella e mi dovrei attenere soltanto alla mia sensazione. Allora devo dire che più di questo non va, quindi mi devo rassegnare un po' le parole, però effettivamente scorre, eh? Allora via, sei pronto a vedere come mi rovino il viso? Vuoi vedere? Sei pronto? Vado. Molto pastosa, vedi? Molto pastosa. Io intanto vedo il contatore degli iscritti calare. Senti di là che stanno a fa. Allora, brushless, anche quelle militari, no? Perché quelle militari brushless, quando prima ti davano il sapone col pennello? Perché comunque sia c'è un discorso di difficoltà di reperimento dell'acqua per raderti, ma anche volendolo puoi fare anche a secco, solo che c'è quel discorso là. Allora, la prima sensazione è stata quella di una rasatura fatta con un multilame e con una schiuma, ti dico proprio la sincera verità. Sì, il rasoio va normale, ma non sento quel piacere che sento con un classico sapone, anche da pochi euro, non lo percepisco. Però effettivamente può aiutare quando devi fare le rifiniture e cose. Cioè, senti che roba. Allora, protezione. Protezione, vabbè. L'ho lasciata a casa. Sì, provo a casa. Mi fia se si trasforma in Goku. Sentito? No, guarda, poi c'è pure un po' di sangue, dai. Allora, questa sicuramente sarà ottima per radere piccole zone. Per fare una barba completa la vedo proprio un'esagerazione totale. No, cioè senti completamente la lametta, lavora sul viso. Meno che c'è una barba morbida. Pure. No, proprio. Niente, non. Perché poi sai qual è l'altro problema? È che tende ad impastarsi un po', giustamente, no? Ci manca l'acqua, c'è un po' di difficoltà nello scorrere. Infatti, vedi, mi sono fatto pure i puntini, cosa l'altra volta non mi è successa. Vedi, qua, aperto, ecco. Era un po' già massacrato.
Tieni, No, vabbè. Eppure sa utilizzare derby extra, eh. Quindi, andò qui. Anche belle rivestite. Non è il tipo di crema che mi porterei in viaggio, ma manco se mi manca lo spazio. Te dico la verità. Magari per fare qualche rifinitura va bene, ma una rasatura completa, una barba corta, ma anche no, grazie. Credo qualche brufoletto mi è venuto appunto per la prova che ho fatto, ma non la posso imputare alla Key Tiger, non posso. Però si tagli, sì. Vado a ritorno. No, e il bello lo sai che mi brucio pure tutto, nel senso che dopo mi sono andato a far male, lo sento in modo pesante, fastidio. Allora, anche questa prova è stata fatta, ma adesso bella di casa, rimane là giusto se devo fare qualche piccolo ritocchino, ma sono massacrato completamente, cosa strana, perché cioè, capisci, no? Quanto è importante il sapone, quanto è importante. Oia di no, perché certi c'hanno la protezione. Prima di parlare di protezione, prova tutto, poi vieni a parlare con me. Ma con me devi venire a parlare, però. Molta volta te l'ho detto chiaro. Con me devi venire a parlare. Se non avevi capito, con me devi venire a parlare. Allora, bella Osma bella, dammi un botta del lume di rocca perché mi sono rovinato il viso. Che è? Cane di col gatto, ma pure col canarino, perché. Ah! No, sì, io. Toglio bene. Continuiamo a usare i saponi da barba che sono molto più piacevoli. Cioè, queste cose neanche mi capitavano quando ho aperto il canale, no? Oggi. Ah, tanto io sono sicuro che fino a qua non c'è arrivato nessuno. Nessuno ha visto questo disastro perché avrete saltato e. Peggio per voi. Io per esempio quando mi guardo un film non salto niente, mi guardo tutto. Scusate, no, faccio prima, leggo il titolo, vado alla fine. Meglio, no? Ecco qua, bene. Benissimo. Consiglio spassionato? Ma spassionato proprio? Allora, in situazioni di emergenza come questa io dovrei andare a applicare, infatti dovrei applicare il suo ottimo, ma il suo ottimo dopo barba, perché quello è veramente veramente ottimo, che calma e sfiamma. Forse magari hanno capito che era un po' troppo devastante e hanno fatto quel dopo barba lì. Però sono combattuto tra una cosa e un'altra, ti dico la verità, perché vorrei mettere appunto un alcolico, ma l'alcolico mi farà buttare sangue come se non ci fosse un domani. E ci hanno deciso su un balsamo. Io di norma quando è così metto un balsamo. Però. Sai che te vediamo un po' che posso prendere? Parte come? Mamma, sono devastato! No, sono devastato. Scusa, mi sono allontanato un attimo, ma sto a fare una ricerca. Bene, non lo trovo, sarà per la prossima. Vabbè, la famosa del male, va. E concludiamo con un bel rum, giusto è loro, che poi non so perché sta bottiglia è diventata così. L'avranno schiacciata in qualche maniera. Allora, adesso io urlerò come un non lo so che cosa, uno zombie affamato per via del bruciore. Mi raccomando, non lo fate a casa. Anzi. Allora, questa era la penitenza per tante cose. Non te l'ho detto, l'ho mascherata come recensione. Questa è una penitenza. Ma. Giuro, guarda, giuro.
Allora, il Bairum non è cattivo, non è male, però è un Bairum un po' blando come profumazione. Meglio quello della Clubman, della Pinot, molto buono, se no il Benjamin Franklin di Sterling è qualcosa di fenomenale come profumazione. Devo dire che questo comunque è abbastanza docile, non esageratamente potente, devastante, però molto piacevole. Avrei voluto concludere con Fine, ma The Fine c'ho paura, la gradazione alcolica che non c'è scritta, ma conosco, quindi ho preferito però evitare, perché non pensavo di massacrarmi il viso in questa, guarda, in questa maniera. Io però devo fare una cosa, guarda. Allora, tanto se ne è parlato e tanto pure ne ho parlato. Almeno mi si mangia un po' il sangue, e dopo quando esco mi sciacquo e se levo. Perché sennò è brutto, a parte che vabbè esci un po' più bianco, stile 700, tipo il Ressone. A me sicuramente ne scambieranno per fornaio, però. Yeah, pure ringiovanito. Ecco, questo ti aiuta a che cosa? In teoria l'avrei dovuto applicare subito dopo l'aftershave. Porta via la parte in eccesso dell'alcol e ti aiuta a vivere un'esperienza migliore rispetto a quella botta così forte. Vabbè, detto tutto, niente, l'abbiamo provato, sono molto contento. La chitarra era ottima per fare rifiniture. Per la barba io personalmente non te lo consiglio. Poi, se qualcuno di voi l'ha provato e si è trovato bene, sono molto contento per voi, molto felice. Io non sono stato richiamato da questa sua capacità di scorrevolezza e di protezione. Questa è l'assenza proprio di protezione, quindi te ne accorgi quando la metta, la senti viva e cruda sul pelo, quindi senti solo il taglio, vuol dire che la protezione, la scorrevolezza è pochissima. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, multilama, tutti i multilama del mondo, no, casino, c'è ragione. Buoni acquisti e buone sbarbate. Detto Erbolo d'Arco.